ragazzi, come va? Io sono Lethdox e oggi, bene, questo va benissimo. Oggi faremo, o siamo in un risolvendo cubi. Oggi risolverò un cubo che è questo qua, il mirror. Perciò non vi parlo più in questa maniera, cominciamo. E allora, vi devo dire due cose. Prima, la mia voce sta un po' strana, però non vi dico nient'altro. Poi, la luce se ne sta andando, è sera, o è quasi sera, o se ne sta andando la luce, in pratica il sole se ne va, e allora la luce cambierà sicuro durante questo video. Allora, secondo, una seconda cosa sarebbe la terza, veramente, che devo dire è che questo cubo ha centri che ruotano, che hanno orientazione meglio. Vediamo, vedete queste linee? Queste linee, cioè, vediamo se riusciamo a vederlo. Ha delle linee, ha una specie di texture, una superficie che ha delle linee. Queste linee devono andare in una direzione e devono fare che tutta la faccia coincida, cioè non è semplicemente un 3x3 e basta, è un 3x3 con orientazione di centri, perciò sennò è una complicazione in più. E io non mi ricordo, o meglio, non ho mai studiato nessun tipo di algoritmo che mi permetta di orientare un centro in maniera singola o singolare o due, cioè non l'ho mai fatto, non conosco nessun algoritmo che mi permetta di orientare 2 o 3 o 4 o 10 centri, cioè non lo so, non ho idea come funziona. Però so che ci sono delle, cioè c'è una strategia che possiamo usare per avere già i centri tutti orientati alla fine del cubo, cioè per andare mano a mano costruendo il cubo, e mentre lo facciamo aggiustiamo i centri senza dover fare alla fine, dopo aver costruito il cubo, usare un algoritmo per orientarli alla fine. Cioè questo non lo farò, lo costruirò dall'inizio. Vediamo, cominciamo, così mi spiego meglio. Facciamo la faccia questa più piccola, che è questa qua, la più bassa, anzi, scopriamo di più che questo è troppo facile. Bene, e cominciamo. Allora, questa è bassa, questa mi funziona, però il centro, ecco, coincide, le linee coincidono. Bene, proseguiamo. Abbiamo ora da mettere questo, mettiamolo. Bene, mettiamo un altro e poi aggiustiamo tutte le liste. Mettiamo tutta la croce e poi ci pensiamo. Perché alla fine come orientazione non lo posso mettere come voglio. Devo prima mettere la croce e poi lo aggiustiamo. E allora, questa non funziona, questa non va, questa non è, perché è un po' più grande come vedete. E allora dobbiamo mettere un'altra, per esempio questa. Bene, oddio, 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 cosa succede? Ecco. No, questa è giusta, sarebbe qui. Ecco. Ora, vediamo. Qua questa coincide, queste due coincidono, perciò cerchiamo di fare che questa lista coincida con il suo centro. Facciamo così. Qua non coincide. Qua non coincide, qua coincide, sì, qua coincide, vedete? Qua coincide. Perciò dobbiamo aggiustare queste tre, senza ruotare questo centro. E allora, come posso fare? Questo è il piccolino deve venire qui. Allora facciamo così, U2 in questo caso, facciamo così. Ora portiamo questo qui, e ora portiamo questo qui, e poi questo qui. Bene, dovrebbe ora funzionare, se non mi sbaglio, se non ho fatto qualche errore, che è possibile. Sempre posso commettere errori in questi tipi di video, perché alla fine, sì, infatti ho commesso un errore. O no? Sì, ho commesso un errore. Ho portato questo dall'altro lato. Vediamo. Questo viene qui. E questi tre non coincidono. Vediamo. Questo deve venire qua. Facciamo così. Lo portiamo al suo posto. Questo cubo confonde un sacco, eh? Ve lo dico. Ora, questo centro coincide. Questo centro coincide con la lista. E scambiamo questi due. È forse più facile farlo così, sinceramente. Ecco. Però, come dico, confonde un sacco. Soprattutto per questa cosa dei centri. Ora facciamo gli angoli. Mettiamo gli angoli a posto, questo vediamo se va qui, questo non va qui ovviamente. Mettiamoli da un'altra parte, la voce, Dio, la mia voce non so che succede, la sento debole, debole! E allora facciamo così, abbiamo messo l'angolo giusto, vediamo, questo continua ad essere orientato. Proseguiamo con un altro angolo, questo centro non si dovrebbe muovere più, non si dovrebbe ruotare più. E allora questo non va qui, mi sono già reso conto, questo andrebbe da questa parte a destra. Ecco, a questo punto, bene, proseguiamo, facciamo così. Facciamo, ecco, così, entra, bene, entra, ci manca soltanto una. Facciamo così, e ce l'ho fatta, bene, una faccia, la prima faccia fatta. Bene, ora passiamo, velocemente passiamo, al secondo livello, al secondo strato. Vediamo, questa lista che è già con il suo centro, deve venire a destra o a sinistra? A destra, bene. Allora, se viene a destra, mettiamo la posta al suo centro, e facciamo un algoritmo che già conosciamo del metodo Strati, il metodo che vi ho insegnato tempo fa, un metodo molto molto semplice. Allora facciamo così, questo viene, va benissimo, però questo centro guardate, questo centro non coincide. Perciò prima di fare questo lavoro con le liste, aggiustiamo i centri, che l'ho dimenticato completamente. Facciamo così, aggiungo, vi spiego cosa sto facendo. Facciamo così, vediamo se funziona. Ecco, vediamo, vicino un po', vediamo se, sì, infatti, ora coincidono. Quello che ho fatto è semplicemente portare questo blocco di qui, sopra. In questa maniera io lo nascondo, lo metto
là dietro e posso orientare questo centro da solo, lo oriento, lo metto come io voglio, in questo caso un giro di 90 gradi è sufficiente, perché non giri? Ecco, ora riportiamo il blocco che abbiamo nascosto qui insieme al suo centro e scendiamo. Ora dovrebbe funzionare. E infatti, no, in questo caso non funziona perché era già orientato, però non ci ho fatto caso. Poi mettiamo dietro, giriamo 90 gradi, mettiamo e scendiamo. Ed è già fatto, è già a posto. Bene, questo a posto, manca questo e manca questo, no, questo è anche orientato, manca solo uno, mi sembra. Facciamo così. Così, ecco, e dovrebbe essere a posto. Vediamo in maniera lenta se questo va bene. Questo va bene, questo va bene, questo va bene e questo va benissimo. Perciò possiamo continuare. Ora sì, facciamo le riste. Vediamo questa a destra o a sinistra? A destra, facciamo l'algoritmo a destra. Oddio, di nuovo questa situazione che abbiamo fatto già prima. Ovviamente quella si è rotta, si è distrutta, però ritornerla di nuovo. Va bene, abbiamo soltanto due casi, perciò 50% di possibilità. E allora abbiamo ora questa, mettiamola al suo posto, vediamo. Ecco, questa dovrebbe andare questa volta a sinistra, giusto? No, questa volta non a sinistra perché questa non coincide. Che sto dicendo? Ale, che stai dicendo? Vediamo. Questo viene qua sotto, ecco, sì. Perciò a sinistra di nuovo, a destra di nuovo, che o a sinistra? Ora non lo so. Forse, sì, era a destra, cioè di questo centro giusto veniva a destra, perciò strano. Facciamo la seguente. Questo è a sinistra questa volta, bene. Facciamo l'algoritmo al contrario. Sarebbe così e ce l'abbiamo già. Come vedete i centri, anche se non abbiamo finito, non si sono orientati, già non si sono riorientati, non si sono distrutti, non si sono ruotati in maniera strana. Perciò questo algoritmo va benissimo. Questo algoritmo che è quello classico, un algoritmo molto semplice. E allora, ora mettiamo questo al suo posto, se verrebbe qui a destra. A destra sì. Lo mettiamo a posto al suo centro e facciamo così. Questo algoritmo semplice, che vi ho già spiegato come funziona. Ora, come vedete, abbiamo tutti gli angoli vedendo sopra, cioè tutti gli angoli al suo posto, coincidono con il centro. Questo io posso usare un algoritmo che mi permetta di orientare queste due ariste. Come posso fare? Vediamo. Io conosco un algoritmo, che bello, lo facciamo. U'. Ora facciamo M U2. M prima U. E ora io devo ricomporre di nuovo quel blocco che ho rotto. E come facciamo? Vediamo. Faccio così. Posso fare così, così e così. Bene, che è quell'algoritmo Z. Prima di questo algoritmo MWMW, poi un algoritmo Z. Che io mi ha permesso di creare questa situazione, perché l'algoritmo che ho fatto ora orienta due opposte. Io avevo due insieme, ho fatto un algoritmo Z che mi permettesse di portare questa qua dietro, ho fatto la permutazione e ora Z prima per riportare queste due così. Niente, complesso, poi vi spiego come funziona tutta questa cosa. Ho tutti gli angoli orientati, faccio una permutazione tipo T da questo lato, perché abbiamo due che sono giusti, ora abbiamo quattro che sono giusti, e ora soltanto dobbiamo permutare queste riste, però non so se poi coinciderà questo qua, non lo so, non so se alla fine funzionerà, io spero di sì. E allora, intanto se facciamo così, possiamo vedere un po' questa orientazione che va a destra, e gli angoli anche vanno a destra, perciò può funzionare. Facciamo un algoritmo che mi permetta di permutare questi tre, ma questa non mi interessa, questa deve venire qua, e allora facciamo così, facciamo un algoritmo che faccia in senso orario queste tre, sarebbe questo. Ecco, ora vediamo, cosa abbiamo? Che il centro si è girato, io ho fatto l'algoritmo una volta e si è girato 90 gradi, se faccio l'algoritmo di nuovo permuterò 3, però si girerà 90 gradi questo, perciò devo vedere qual è il senso, se lo faccio due volte questo centro andrà male, andrà a finire male orientato, se faccio una volta si aggiusterà, perciò da che lato devo andare? Sempre orario, questo venire qua, questo piccolo venire qua, questo qua andare qua, vediamo, così. E abbiamo finito il mirror, come vedete. Tutti i centri vanno benissimo. Tutti i centri coincidono con i suoi pezzi. Perciò abbiamo finito! Mi fa un sacco di piacere, mi fa molto piacere, mi fa piacerissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto un sacco. Se questo video vi piace, condividetemi i vostri amici. E ci vediamo oddio, sì. È rimasta la videocamera qua. Oddio, bene. E ci vediamo un altro giorno. Adios! Ci vediamo un altro giorno, bene. Un altro video. Hasta luego. Adios.